lo ripete pure. Ho sentito parole molto più, non che sono sempre state richiamate dalla presidenza, qualunque fosse il presidente di turno. Chiedo scusa se ho preso qualcuno. No, riformulo, è dico, semplicemente una questione di contenuto. È molto più virulenta di quella che voi state cercando di tirare fuori bene con i vostri interventi. Grazie. Scritto a parlare il deputato Di Battista. Crippa, scusi. Grazie Presidente. Su questo punto io vorrei considerare come oggi una forza politica come la Lega Nord di fatto anche in Piemonte continua con una faccia tosta fregando il Nord. Ci sono assessori della Lega Nord che sono rinviati a giudizio, riferiti assessori regionali, passiamo il fiume Ticino, andiamo in Lombardia e la situazione peggiora, i soldi sono nascosti nel freezer, i soldi vengono messi sotto forma di diamanti, tutto per il solito principio in cui serve fregare i cittadini e soprattutto quel principio tanto sbandierato di Roma ladrona oggi è diventato Lega fregona. Va bene, onorevole Di Battista. Io non ho dubbi che il deputato Invernizzi abbia anche ragione a rivendicare il lavoro volontario di tanti militanti. Credo che siete persone oneste intellettualmente e sono convinto che se vi fosse stato un altro presidente di regione al posto di Maroni, con arrestato il vicepresidente della regione e con l'arresto del presidente della commissione sanità, quindi un altro braccio destro di Maroni, sono convinto che voi per primi avreste chiesto le dimissioni di Maroni, che è corretto, come voi avevate giustamente chiesto le dimissioni di Marino. Credo che voi stessi, da persone pulite quali siete, dovete in primis chiedere appunto le dimissioni di Maroni. Tornando al merito dell'emendamento, Carlo Sibilia, Presidente, un mio collega, fa un lavoro egregio rispetto ad Equitalia. Noi stiamo aiutando molte imprese a far chiarezza sui soldi che gli chiede lo Stato illegalmente e abbiamo davanti invece un Parlamento che ha paura di un emendamento, il politrometro per acclarare quanti soldi avete quando entrate e quanti soldi avrete quando uscite. È vergognoso. Deve concludere. Grazie. Onorevole Fantinati, prego. Grazie Presidente, io volevo fare una riflessione sul fatto del politometro. Io voglio sapere se un politico fa il politico di professione e soprattutto che cosa ci guadagna, quanto guadagna, come era prima e soprattutto com'è cambiato. Una cosa, citando un noto esponente di partito che disse: i politici di professione sono alla rovina dell'Italia, non sanno fare nulla se non ricoprire incarichi e poltrone grazie agli appoggi giusti. Per salvare questo paese bisognerebbe ridare potere ai cittadini che le cose sanno fare, non a presenzialisti tutt'oggi che invadono ogni spazio in una perenne